Io intanto voglio salutare e ringraziare quanti sono venuti qui a questo incontro che per noi organizzatori riveste sempre il carattere di occasione di evangelizzazione. Tenete presente. Poi ne parleremo un po' più diffusamente di questo libretto, che è un libretto anche di vita, di diciamo, non è un santo, è vero, no? È un servo di Dio. È un servo di Dio, che se siamo nel 1500. Vivevo della fede che avevo ricevuto dai catechismi, dalla mia adesione alla messa, ai sacramenti. Sono stato in collegio con il padre Minozzi, con la messa che celebravamo, le preghiere tutti i giorni nella messa. Quando mi sono distaccato un pochettino dai sacramenti, ho cominciato a vivere nessuno spazio, quindi una rinuncia sempre totale e definitiva. Con un'adesione totale e definitiva a Gesù e alla Madonna. Sempre, sì, dillo con le labbra, perché certe volte, come quando io sono stato paralizzato da questa presenza, non potevo fare altro che, manco le labbra muore, nel cuore però, dire sì al Signore. Anche cari fratelli e sorelle, vabbè, Don Michele e Zio Bob hanno detto, diciamo molto, hanno detto quasi tutto. Don Michele sul piano esegetico, facendo riferimento alla Sacra Scrittura, Zio Bob sul piano esistenziale, esperienziale della sua ricca esperienza spirituale. Che cosa dire? Innanzitutto, ecco, che quando si parla del demonio, questo lo dico sempre, non si deve cadere nei due eccessi possibili. Il primo eccesso è quello di dire che li ha messi in una condizione per cui è impossibile il perdono. Fosse per Dio, li perdonerebbe, ma sono loro che hanno fatto un tipo di scelta che ha una valenza definitiva, per cui si sono messi nella condizione che non possono più chiedere perdono. Mancanza della fede, no? Di una fede viva, di una fede vera. Ecco, la fede, la fede spaventa il demonio. Nel momento in cui noi entriamo in contatto con la gente assetata di Dio, che invoca Dio magari senza nominarlo, proprio come quel grido, no? Sapete quel quadro famosissimo? Siamo comunque popolo di Dio, anche quando la fede si è ridotta a un minimo così. E loro invocano Cristo senza nominarlo. Ecco, quando noi incrociamo la nostra parola che deve risuonare, la nostra parola suonante, si incrocia con questo urlo muto e noi, gioco forza, dobbiamo anche liberare e dobbiamo anche guarire. Mi è successo questo fatto qua, non lo vedevo con gli occhi, però dentro di me vedevo questa immagine di Padre Matteo. Come se usciva lo Spirito Santo da tutte le parti, dalla manica del vestito, dalle orecchie, dalla barba, dagli occhi. Se uno ha dei problemi malefici e non trova un esorcista vivo, si può rivolgere a un esorcista morto ma glorioso, vivente in paradiso. E lui agirà ed aiuterà. Allora, viva la Chiesa Cattolica! Viva la Madonna, viva Padre Matteo Dagnone. E viva Don Antonio, un attimino per favore, un attimino chiudo. Ho introdotto l'incontro dicendo che padre Matteo Dagnone è stato un esorcista perché è stato un cristiano a senso unico, che ha camminato nel senso di Dio. Adesso dico, ricordate quello che Gesù ha detto, non si può servire Dio e il demonio, è compromesso, la vita compromessa che poi ti consegna a fare il diavolo.